Se c'è qualche giudice libero, uno o due li mandiamo. Allora, Pino! Perché se lo merita. 200 metri la corsa è breve, è adatta assolutamente. Sei pronto? Allora, adesso io mi sposto. Seguite quel signore in bici. Pronti? Via! Ecco qua, bravissimi! E guardate con quale velocità si avventano sull'asfalto, mordono l'asfalto proprio, tra poco il... Io sono il primo, e attraverso sempre la strada, purtroppo non me ne accorgo. Allora attenzione, eccoli qua che stanno già arrivando, attenzione all'arrivo di Pulcini, bravissimi! Abbiamo Diletta che è dietro, e poi Filippo mi sembra. Filippo, Diletta e poi Daniela Piffanelli, velocemente, bravissimi, mettetevi in fila ragazzi. Bravo Filippo, è arrivato anche Filippo, mettiti di dietro Filippo, bravissimo. Dietro, dietro. È ancora prestino ragazzi, state rilassati, vi do io l'ok, anzi no, ve lo danno i giudici. Indietro un attimino ragazzi. Allora 500 e voilà, sono partiti, hanno un'energia addosso, una voglia di correre incredibile, spesso magari si mettono in pericolo nelle partenze, stanno tutti appiccicati ed è Rachele quest'oggi. E sono arrivati molto velocemente nell'ordine Linda, Lorenzo, Linda. Va bene, va bene. E poi è arrivato anche Andrea Tuffanelli, Mari Casanella, molto velocemente, arrivano tutti questi ragazzini. Mettetevi in fila ragazzi, e sono tanti, erano davvero tanti i partenti in questa categoria esordienti, la seconda partenza. Lasciamo una villa in fondo al viale, che sarà, ci passeranno proprio davanti i ragazzi. Anche questo è un ricordo che hanno lasciato gli estensi tra i 1500, anche perché se ne sono andati da Ferrari nel 1598, quindi sicuramente il periodo più fiorente è stato il 1500. E voilà, è partita anche la categoria ragazzi, anche questa molto numerosa anche questa partenza. No, nessun passaggio, sarà un giro unico. Sono molti oggi ragazzi. Si sta arrivando ed è naturalmente Saverio Bovo che va a vincere. Ed ecco, attenzione, sta arrivando anche Farouk. E poi è arrivato anche Marco Vicentini, un altro. E sta arrivando René Venturoli, eccolo qua, è la prima della gara femminile. E via via arrivano tutti, Sara Priman, attenzione, Francesca, Varuffa, o è Jessica, è Francesca. E arriva anche Gloria Bertelli oggi. Bravo! Forza ragazzi, è così finita. Ed ecco qua Leo, la staffetta, che ci annuncia
ed è partita anche la categoria cadetti. Riprendiamo o no? Provinciano di Coventrè con il passaggio. E decreto dalla libera e Simone Attanè. Attenzione, lasciamo spazio, grazie. Diamo spazio alla categoria cadetti, ecco Iscia. Non sono ancora passati tutti, sta arrivando anche Francesco Pifanelli in fondo, eccolo Francesco. Bravo Francesco. E continua a migliorare di anno in anno. Greta dalla libera che non ha partecipato a tutte le gare perché è impegnata nei cross final con, eccola qua, con un'altra società. Ecco Greta che sta arrivando. Bravissima, e guardate anche quale sia il distacco che ha inflitto. Dovrebbe essere Simone Attanà, è il secondo, è il primo della sua categoria, naturalmente maschile, e tra poco dovrebbe arrivare anche Stefano Marchesini, e dovrebbe essere proprio questo, Stefano Marchesini, secondo. Secondo della gara maschile, naturalmente. Tra poco arriverà anche Iscia, per favore in fondo facciamo il spazio, siamo ai margini, grazie. Diamo anche un senso a questa corsa che si riesce a capire per chi magari non sia dell'ambiente politico, riesce a capire cosa sta succedendo, chi sta correndo e chi invece sta facendo il riscaldamento. Ecco Iscia Lettale della Geneverra che è seconda della classifica femminile. Ed ecco Francesco, vieni Francesco, che sorride sempre. E sono partite le signore e signorine, gli allievi e le allieve. Questa è la gara femminile, sarà un giro unico, 3 km, ma ci sono in mezzo anche gli allievi e corrono molto forte. E quindi direi che intorno ai 9 minuti e 45 10. Buongiorno Fabio, ti devo far vedere una cosa dopo, se un attimo di tempo. Allora, chi è che è il tempo ufficiale? Dov'è il cronometrista? Pio, dimmi. 3:18, un chilometro l'hanno fatto. Ci siamo, sì sì. Sì sì sì. Come è accaduto a Bocca di Ro, ecco anche la staffetta. Ora bordo il vice sindaco. Bravo! Luca Parli, si vede che c'è la fango? Si vede dal lato B di Luca. È un distacco anche importante, guardate quale sia il distacco che ha inflitto Luca Pasi, probabilmente sarà Ali Adraudi ad arrivare secondo. Distacco davvero importante,